qui abbiamo la mascotte dei confratelli. Come ti chiami? Bene. E il cognome Balantini? C'è un confratello dei bianchi o dei rossi tu? Rossi. No, sei dei bianchi. Farai confratello anche quando sarai grande? Sì. Allora sentiamo anche questo. Tu come ti chiami? Fabio. Fabio, di dove sei? Di Pieve. Di Pieve, sei un pievarolo che viene a mettersi qui il vestito con fratello. Allora ti piace che più algo? Ti piace la processione di San Bartolomeo, eh? Verrai sempre qui da noi? Sì. Bravo. Allora vedo che sei dei bianchi, no tu? Sì. Senti molti questa sera? Sì. Sperate anche di vincere la sfida tra i rossi e i bianchi? Sì. Sì. Allora vi lascio in pace adesso, andate in processione, va bene, eh? E mi raccomando, torna su sempre da Pieve vestito da confratello bianco, Sì. Va bene? Allora, adesso passeremo, se è possibile, alla confraternita dei rossi, se riusciamo a rintracciarla, mentre anche loro si stanno preparando per questa processione. Eccoci nella chiesa parrocchiale, si sta già celebrando, stanno entrando, come vedete, gli ultimi confratelli della confraternita dei bianchi. Meravigliose queste lanterne. Ecco, adesso ci porteremo verso l'altare a vedere se è possibile darvi qualche altra inquadratura di questo meraviglioso duomo, qualche inquadratura anche delle confraternite dei rossi. Abbiamo la statua di San Bartolomeo donata a questa parrocchia dagli abitanti del Cerro. Eccoci qui sulle lanterne sempre dei bianchi. Ci giriamo verso destra, dove troviamo gli inseparabili confratelli Benito e Dino, che si intrattengono qui a Fiumalbo fino al 24 proprio per poter partecipare a questa meravigliosa processione. In questa circostanza, come vedete, abbiamo anche il Vescovo di Modena. Sta in questo momento benedicendo la reliquia di San Bartolomeo, che poi verrà portata in processione. Vieni. Il Vescovo in questo momento sta benedicendo la statua che vi abbiamo presentato prima, la statua in legno di San Bartolomeo. Siamo sull'altare e aspettiamo la benedizione del Vescovo a questo nuovo stendardo. Eccoci qui, molto clero sempre alla nostra meravigliosa festa. Oltre il Vescovo di Modena sono presenti anche molti parroci delle parrocchie vicine. Thank you.
Sì. Vediamo un'altra inquadratura della chiesa, di questo meraviglioso apparato dei confratelli. Abbiamo anche qui vicine le figlie di Maria, sempre con la linea Bertagni primo piano. Siamo alla benedizione del gonfalone dei Rossi. Ascoltiamo le parole del vescovo. Saranno testimonianza a Cristo Signore, per intercessione di San Bartolomeo Apostolo, possono vincere tutti i nemici interni e i nemici esterni, e glorificare così la tua misericordia fino al raggiungimento della patria celeste. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, siamo qui sul terrazzo di una casa in attesa della processione e vi presento, non è bisogno di essere presentato, comunque il commentatore che è Pietro Renzini, che è anche l'autore di due gonfaloni, dei bianchi prima, vero, e poi dopo. Sì. Adesso lascio a te il microfono, come storico commenterai le placche, sì, tutte, sì, le lanterne, sì, e tutto ciò che passerà via via in processione del corteo. Se prima così della processione vuoi farci un po' la storia di questa processione. Beh, dunque la storia della processione di San Bartolomeo è una processione che probabilmente, come le altre poi che sono numerose a Fiumalbo, risale alla metà del Cinquecento, cioè quando le due confraternite dell'Immacolata, o meglio note come quella dei Bianchi, e del Sacramento, meglio note come quella dei Rossi, hanno, diciamo, preso, hanno, come dire, ampliato il numero, diciamo, dei partecipanti, e soprattutto hanno caratterizzato la processione come grosso modo è anche attualmente. La processione come noi la vediamo adesso, cioè le insegne processionali, gli abiti dei confratelli, i fanali, tutti questi apparati sono relativi al Settecento, però la disposizione della processione è relativa al secolo XVI, quando le due confraternite dei Bianchi e dei Rossi presero, diciamo, l'iniziativa. Questo poi non solo a Fiumalbo, ma anche da altre parti, di coordinare proprio il percorso processionale, e anche il percorso dalla chiesa parrocchiale, è vero, lungo le vie della città, e il rientro dalla via che adesso si chiama via Coppi, allora la via della Fontanina, è ancora il percorso antico, è ancora il percorso che probabilmente risale, come dico, alla seconda metà del Cinquecento. Ecco, adesso dopo questa spiegazione di Pietro Renzini lo lascio a voi col microfono, che vi commenterà via via la processione di San Bartolomeo. Ecco, la processione, come tutte le processioni dei paesi o anche delle città, è sempre preceduta dalla croce e dalle lanterne. Questa è una, come dire, è un'impostazione tipica. Poi le croci sono diverse, perché ogni gruppo di confratelli è sempre preceduto da una croce. Poi c'è la croce del clero, che è quella che apre il corteo dei sacerdoti, degli ecclesiastici. Come dicevo prima, le confraternite hanno avuto un'importanza fondamentale nella struttura della processione, perché proprio attraverso le confraternite si è, arricchito il corteo processionale degli arredi che noi vediamo, cioè delle insegne, delle placche, dei bastoni, dei fanali, degli stendardi, eccetera. Ecco, la prima confraternita che apre, diciamo,
il corteo dei confratelli è quella dei bianchi, con la croce e poi i vari ascritti con le insegne, le placche, i bastoni, eccetera. L'abito che attualmente indossano i confratelli è relativo alla metà dell'Ottocento, quando con un decreto vescovile i confratelli chiesero di poter indossare un camice bianco con una mozzetta azzurra. Poi qui c'è lo stendardo che ho dipinto io qualche anno fa e che sostituisce un antico stendardo settecentesco che attualmente è in restauro. Ora segue la confraternita dei Rossi, sarebbe il titolo esatto, la confraternita del Santissimo Sacramento, che come l'altra confraternita viene istituita a Fiumalbo ai primi del secolo XVI. Anche l'abito che attualmente portano i confratelli è relativo a un chirografo pontificio di Gregorio XVI, il quale concede alla metà dell'Ottocento che gli ascritti possono portare un camice azzurro, un camice blu con una mozzetta rossa. Ecco i fanali, per esempio, processionali in lamiera dipinta, sono della fine del Settecento. Ecco, qui seguo lo stendardo che ho dipinto io e che è stato inaugurato quindi stasera. E poi la bandiera, che è una bandiera, è la copia della fedele, della precedente, che è relativa alla fine dell'Ottocento. Ecco la croce del clero, che è una bellissima croce d'argento settecentesca. E poi adesso ci sono i sacerdoti con la reliquia del santo di San Bartolomeo, che è conservata dentro un prezioso reliquiario d'argento settecentesco di produzione romana. Poi segue una statua moderna in legno di San Bartolomeo, che è stata realizzata nello scorso anno. Lo stendardo del comune e poi ci sono le confraternite femminili. Ecco, perché prima dimenticavo di dire che prima precedono gli uomini e poi dopo il clero ci sono le confraternite femminili. Le figlie di Maria sono queste, con i loro stendardi, e poi la confraternita della Dolorata, che ha sede nella chiesa parrocchiale, precisamente nella cappella della Dolorata, che è la cappella in fondo alla navata sinistra della parrocchiale. E in questa processione di Fiumalbo, come dico, c'è una presenza molto numerosa di confratelli e questa presenza contribuisce a dare alla processione questo carattere più solenne, no? E anche più scenografico, no? Soprattutto per via delle insegne, delle placche, dei bastoni, dei fanali, eccetera. Queste confraternite sono state molto importanti nella storia del paese perché sono servite anche come momento di aggregazione degli uomini, dei fedeli. Allora erano chiamate scole, come ancora sono a Venezia, no? Scole o scuole. Molte di queste insegne processionali naturalmente non sono del Settecento, sono state rifatte sul modello originale, come dico, per arricchire ulteriormente il carattere della processione, l'effetto della processione. Thank you.
Ecco, dopo il corteo degli uomini e la banda, di nuovo la croce processionale che apre la confraternita dei bianchi, e che è una croce molto interessante perché è sormontata da un padiglione serico che ricorda, ripropone una vecchia tipologia medievale. È uno stendardo settecentesco, è un'insegna settecentesca, però riproduce come tipologia la forma della croce processionale medievale, con questo padiglione serico sovrastante. Ecco, in questi insegni naturalmente alcune, come dicevo prima, sono originali del Settecento, in legno intagliato e dorato, argentato, altre sono state fatte su imitazione, molto bene, però su imitazione delle antiche. Alcune sono in cartapesta, ecco, queste due insegne più brillanti, dorate, sono in cartapesta dorata, settecentesche, molto belle, come anche i fanali processionali. Ecco, lo stendardo, come dico, ripropone quello settecentesco, cioè non è uguale perché l'ho fatto io, quindi col mio stile, però nella chiesa è conservato uno stendardo settecentesco dipinto double face con la figura dell'Immacolata e di Santi, e dietro l'immagine di San Rocco, perché alla confraternita dei bianchi appartiene anche l'oratorio di San Rocco. Ecco la croce processionale dei rossi, sempre col padiglione serico. Qui c'è una croce molto interessante, un Cristo in legno, forse della fine del 400 o dei primi del 500, in legno intagliato. Ecco lo stendardo che stasera è stato inaugurato, che per la prima volta sfila in processione, che rappresenta un Redentore con un calice sormontato dall'ostia, e dietro nel retro il monogramma di Cristo, la bandiera che è la copia della bandiera ricamata che è della fine dell'Ottocento, la croce del clero di argento molto bella settecentesca, è datata 1747, è la reliquia di San Bartolomeo. Stasera in più c'è anche l'arcivescovo di Modena. La statua di San Bartolomeo e lo stendardo del comune. E poi le confraternite femminili. C'è da dire che anche le confraternite, per esempio la confraternita dei bianchi, ha delle consorelle, vero? E nell'Ottocento, nel 1800, queste consorelle ottengono dal vescovo di Modena di allora di poter vestire abito bianco e cingolo azzurro per le processioni, però almeno adesso le consorelle io non le ho mai viste sfilare in processione, però con questo decreto, con questo chirografo vescovile, possono vestire l'abito bianco e il cingolo azzurro.